Bisogna intervenire su due fronti. Intanto la microdiscarica non ci deve essere. Per non esserci occorre lavorare sui cittadini e far capire che il sacchetto della spazzatura si può buttare nel posto previsto dalla legge, dove c'è il cassonetto si fa. Il cassonetto, dove non c'è il cassonetto, viene consegnato attraverso la cura attenta della differenziata. In altre parti d'Italia non troviamo microdiscariche. La prima vergogna è questa. La seconda è come eliminarli. Serve un servizio di videosorveglianza con sanzioni pesanti, perché se ci cascono due o tre servirà da lezione per tutti gli altri. Terzo tema, eliminare presto le microdiscariche quando ci sono. Io credo che serva un ente sovracomunale, perché il problema si presenta in tutti i comuni, non soltanto del Parco dell'Etna, ma qui assume il fenomeno un aspetto particolare proprio perché zona ad alto tasso turistico. Quindi occorre un soggetto sovracomunale, occorre individuare le risorse dirette e indirette per effettuare questo lavoro. Attorno a questo tavolo la Regione vuole esserci per condividere la iniziativa, vuole esserci, se serve, per fare la sua parte anche dal punto di vista finanziario. Quindi mi aspetto dalla base, dagli amministratori, dagli operatori, una proposta concreta, dopodiché o a Palermo o a Catania ci sediamo attorno a un tavolo, affrontiamo il tema, anche perché la stagione turistica è già alle porte e davvero non vorrei che anche quest'anno il turista debba andare via con l'idea di una isola bella e amara non per colpa dei turisti, ma spesso per colpa di noi siciliani.